Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, eccoci qua. Gran Premio di Singapore a Marina Bay. Iniziamo subito, però chiaramente prima di premere il quadrato, andare alle qualifiche, bisogna ascoltare la segreteria. Allora, ascoltiamo un Ciao, ciao po' Emma. quali Volevo sono i solo nostri dirti cosa obiettivi. si aspetta il team da te. Ok, undicesimo e poi i soliti due. Perfetto, via. Andiamo e cerchiamo di portarci a casa tutti e tre gli obiettivi. Io per quanto riguarda l'assetto direi di mettere il 2, perché comunque via a parte un pezzettino secondo me in quella macchina sì, ma deve essere un po' tirato, per il resto sono più curve e secondo me più ripartenze veloci, ecco, più accelerazione piuttosto che a lungo, per il mio. Quindi direi di mettere il 2. Niente, tutto questo, mettiamo tempi, cioè andiamo su tempi e mandiamo avanti il tempo. Guardiamo un po'. Non esce nessuno. Ah no, ogni tanto esce qualcuno. Comunque speriamo di portarci a casa gli obiettivi, che almeno stavolta sono quelli principali e non c'è il mio obiettivo, ovvero quello dei primi 5, perché comunque Singapore è una pista, c'è cioè un tracciato che a me personalmente non riesce molto, quindi mi accontento eventualmente di portarmi a casa per quanto riguarda tutto il Gran Premio, in questo caso anche chiaramente le qualifiche, gli obiettivi prefissati dal gioco, ecco. Almeno stavolta voglio rimanere sugli obiettivi del gioco. E niente, usciamo e speriamo bene. Iniziamo il nostro giro e guardiamo un po' come va a finire. Mamma mia, no, facciamo un altro giro, vediamo come va a finire. Il problema è che è cominciato a piovere, schizzetta. No, via, piove, la macchina slitta, va più piano, fai tempi clamorosamente più lenti, niente. Purtroppo la posizione in cui inizieremo la gara è questa qua. Come avevo detto prima di iniziare le qualifiche, tra l'altro penso anche le Griglia di botte, partenza è comunque, pronta, come vi ho prima detto gara prima di iniziare le 50 minuti prima di qualifiche, questo è un salutarti. Contiamo sulla tua circuito che a disponibilità me per personalmente non l'incontro. riesce molto, perché Hamilton, se sbagli Hamilton, leggermente, in no, magari quali la sì, frenata, la curva, quindi ora c'è iniziamo questa gara. parecchia probabilità che tu Contento vada a del Gran sbattere e che Premio? ti si danneggi qualcosa allo stesso tempo che perdi tempo. Mi è successo infatti già qua le qualifiche e per chi non si ricordasse anche nella precedente stagione questo Gran Premio, che se non sbaglio presi una botta e poco, mi pare poco prima del finale persi uno sbotto di posizioni. Insomma, resta il fatto che appunto è successo quel che è successo già qua le qualifiche. Comunque, sessione gara, ascoltiamo la segreteria e Ciao, speriamo bene. ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. 14esimo, sì, se si parte avanti 18esimi, 19esimi, ce la dovremmo fare a regola. Via, iniziamo e ripeto ancora una volta, speriamo bene. Allora, eccoci qua. A quanto pare non piove, meno male. Come strategia c'è la messo Vesta, ok, super morbide e poi ultramorbide, perfetto. Mettiamo 27 kg, come sempre un chiletto in più. Ok, iniziamo. Allora, guardiamo di partire a modo, eh. Vai, sì, abbastanza bene. Bisogna sfruttare subito questa curva per provare a superare qualcuno. Vediamo un po'. Sì, si è tagliato più che altro, però non ci hanno detto nulla, bene. Vai, 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 vai. Buono. Siamo undicesimi, bene. Proviamo la via a superare qualcun altro. Buono anche lì. Vai, noni. E su queste ville urbe, cioè sono le prime urbe che secondo me ti permettono di superare il prima possibile le macchine c'è davanti. Vediamo un po' ora. Ah, che cazzo, vedi, l'ho toccata a malapena, però l'anteriore, il pezzettino destro, mi è diventato giallo. A volte prendi certe legnate, non succede nulla, poi tic, queste si inibipa, si sfa. Vabbè, comunque siamo sesti, eh. Speriamo che quel giallino lì non mi condizioni più di tanto la prestazione. Nest. Vai, supera anche Button. Vai. Ok. Eccolo lì il gruppone, importante, via.
Siamo tutti lì, guardiamo lì. Vettel, levati, vai, vai. Preso anche Vettel. Regola, sì, vai. Vai, 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 preso anche Rosberg, sì. In maniera molto aggressiva e decisamente non bella. Comunque, preso anche Rosberg. Siamo terzi. Bom. Via. Rotto il pezzetto, definitivamente. Ora quando si rientra in box ci perdi più tempo perché ce lo devo riparare. Vabbè, almeno comunque alla fine siamo secondi, vuol dire che qualcosa è servito. Vai, bordalo, penalità. Stavo un pensiero, maledetta la miseria, Dio. Tutte le volte. E boh, no. No, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Va, ha distrutto tutta la lana anteriore. Porca miseria. Momentaneamente siamo primi, perché Hamilton appunto è in tre box. Non capisco come mai, però. Boh, forse c'è una strategia diversa dalla nostra, probabilmente. Allora ragazzi, siccome la sbriciolata e ne risento parecchio, ho deciso di rientrare in box, di cambiare strategia. Quindi anziché, ora non mi ricordo quanto era, tipo per dire decimo, nono giro, anziché rientrare in box e montare l'ultramorbide, si entra e si monta le morbide, che a regola dovrebbero alla grande permetterci di terminare la gara. Questo perché? Perché c'è anche il discorso ala e tutto, quindi ho deciso di far così, perché appunto era l'unico modo per poter rientrare e far sì che mi montassero gomme che mi permettono di arrivare alla fine, ecco. Se montavo l'ultramorbide, probabilmente no, e forse nemmeno quelle supermorbide, non lo so, quindi decido di far così. Spero di non pentirmene, spero di non aver fatto la cazzata, ecco. Vedremo. No, 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 no. Porca troia, buona. Dai, de, tutte le volte devo prendere le botte, de. Che cazzo. Oi, oi, de. Vai, Bododum. Buono, Raikkonen è fuori dalla gara, almeno vello, qualcosina di buono c'è. Allora ragazzi, entrate la safety car. Io voglio provare a fare una cosa. Siccome tanto c'è una macchina rotta, regola con la safety car poi dovremmo, perché non è la vittoria il safety car, ma con la safety car dovremmo in teoria poi riappiccicarci tutti. Se io me ne vado alle boxe. Prova a giocarmelo così, guarda un po' se viene fuori. Tanto, se continuo così, probabilmente in zona punti non riesco ad arrivarci. Perché sì, ok che ci riappiccichiamo tutte, diciamo, però è anche vero che tanto, non, anche se dovessi superare qualcuno, poi mi risuperano perché non riesco ad andare veloce. Io provo ad entrare in box e si guarda un po' cosa succede. Ecco, perché non mi hanno messo l'ultramorbido, l'ho capita questa sabì. Perché mi hanno dovuto mettere super morbido, cioè. Mancano tre giri, cazzo, potevate mettermi le viola. Vabbè, niente. Via, si riparte, vediamo un po'. Vai, vediamo un po' cosa si può fare. Si ha a disposizione due giri. Ultimo giro, sono quindicesimo, quella lì è anche troppo forse lontana, no, via, poi c'è la penalità, che prima ci pensavo, ne filo un'altra, to, vai, altra penalità. No, via, è una gara da dimenticare. L'unica nota positiva è che Raikkonen è andato fuori, insomma, fuori dalla gara, quindi non fa punti, nemmeno lui. L'unica nota positiva. Vedremo poi come cambierà la classifica, dopo questa gara. Alla fine la gara l'ha vinta Vettel, pensavo la vincesse Hamilton. Regola, se non sbaglio dovrebbe essere meglio, mia cosa, non mi ricordo più la classifica. Ma alla fine 21esimo con la penalità. Ed ecco i Allora, voglio vincitori. vedere la In questa classifica gara diamo finale un'occhiata alla classifica del io. Ah, mondiale alla femminile. fine vedi, sono sempre Benvenuti primo. Meno tutti male, al appunto, pallone Raikkonen si è dell'incontro del ritirato. giorno. Diciamo Hamilton ha che effettuato l'unica cosa un che ottimo ci può far giro. La rimanere gara di con oggi l'amaro in potrebbe bocca è il essere fatto l'inizio che di se. un'altra stagione Alla giovane. fine se andava in Proviamo a zona vedere punti come si va poteva un po' tutto. Il allungare, primo in ecco. classifica frena, la Buono, Ferrari. buono, buono, buono. Via, meno male.
Pensavo peggio, sinceramente. Prima di procedere a quello dopo, fatemi vedere se c'è qualche miglioria. In realtà si potrebbe fare queste due, però non so se arriva a far peso telaio per di prima. Cioè, fare le solite ossa, ora si vede, eh. Si guarda un po'. Per ora rimango così, si guarda poi al prossimo Gran Premio, perché non, sinceramente non mi ricordo quanti Gran Premi mancano, ecco. Eccoci qua, secondo Gran Premio del video, quello di Malesia, Kuala Lumpur. Niente, vabbè, ora c'ho le prove, però ci rivediamo poi direttamente nella sessione di qualifiche. Eccoci qua, ascoltiamo la segreteria e poi si scende in pista. Ciao, Intim ci ha comunicato le proprie aspettative per le prossime qualifiche. 12esimo, ok. Via, andiamo subito alle qualifiche. Allora, eccoci qua. Assetto, di volata direi di mettere il quarto. Vai subito col quarto, vai. Poi guardiamo i tempi. Info sessione. Stavolta invece voglio tornare nel mio standard, ovvero di quello di cercare di qualificarti fra le prime 5. Perché in teoria Malesia, insomma, Kuala Lumpur è un gran premio che almeno un pochettino mi riesce, un pochettino è di solito, quindi si torna, diciamo, ai classici obiettivi e niente, usciamo e guardiamo un po'. Iniziamo il giro, col sole nel viso, fra l'altro. Guardiamo un po'. E dai! Primi, buono, 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 buono. Fra l'altro, mi è venuto in mente solamente adesso che sia in questa sessione qua, sia in quella prima, io ho solamente visto chi erano, no? Comunque, quelli nella posizione in cui dovevo arrivare, ma non ho visto i tempi. Ho visto che sì, tipo in questo caso era il primo Vettel, ma non ho visto il tempo che aveva fatto. Quindi sono stato parecchio allo scazzo. Bene, così, vediamo un po'. Ce la facciamo? E a regola sì. Sono Pole terminati i position per lavori. noi. Bene, bene, bene. Cerchiamo, dopo il brutto Gran Premio di prima, di rifarci in questo qua. Cerchiamo, proviamoci almeno. Sessione gara, ascoltiamo la segreteria. Ciao, volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. Ottavo posto. Ok. Via. Andiamo alla gara. Buono, c'è un bel sole. Strategia di gara. Ok, così. Mettiamo 26, che stavolta credo che la grassa, soprattutto nei rettilinei, possa veramente diventare una cosa importante. Iniziamo la gara. Via, abbassiamo la frizione. Dietro comunque c'è Vettel e Verstappen, buono. Vai, partenza buona. Detto buono perché, bene, subito Verstappen il secondo. Perché in teoria per ora non sono quelli che lottano per l'eventuale primo posto nel mondiale, quindi bene così. Finito il primo giro, la situazione è questa: siamo primi e Hamilton è secondo. Porca miseria, fate un po' di rimonta. Allora, quarto giro. Come da strategia, in teoria noi dovremmo rientrare in questo giro qua. E fra l'altro vorrei anch'io rientrarci, perché? Perché comunque in soli nemmeno 4 giri, la percentuale di usura delle gomme, soprattutto quelle anteriori, è alta, soprattutto la classica anteriore sinistra. Qual è il problema? Il problema è che dalla radio mi hanno detto che entro 5 minuti, cioè entro, fra 5 minuti dovrebbe iniziare una pioggia leggera. Quindi cosa faccio? Aspetto e rientro poi dopo perché piove, o rientro ora? Bel dubbio, che se no può cambiare comunque poi l'esito della gara, eh? Boh, io rientro e spero tanto di non pentirmene, ecco, di aver fatto poi la cosa giusta, anche se ho i dubbi. Vediamo un po'. La cosa buona è che rientrano anche quelle dietro, che comunque sono Hamilton e credo Raikkonen e Vettel probabilmente. Quindi alla fine più o meno loro faranno le mie stesse ossa in regola. Via, mettiamo la grassa. Vai. Ale, ottavo giro. Dovrebbe bastare, in regola. Si spera, soprattutto. Comunque siamo primi un'altra volta. Quindi
con Grosjean e Hülkenberg dietro. Ha iniziato a piovere. Io provo a fare un altro giro, poi se vedo che continua si rientra ai box. Però quando è così no, non so come comportarmi, ma aspetto che dai box, insomma, dalla radio mi dia qualcosa. A me però questa cosa del maltempo mi fa girare parecchio coglioni, perché me ne rendo conto che mi ha fatto perdere uno sbotto di tempo. E porca miseria, ma me lo potevano dire 10 secondi prima, all'Urva Vidi dove rientra i box. Porca troia, davvero, davvero, un gira, un gira. Dio, madonna, Dio. Vediamo un po'. No, forse non l'ho presa così nel culo, alla fine, meno male. Sono sempre primo. Vai, meno male, andate bene, vai. Iniziamo l'ultimo giro. Siamo primi e siamo di sta Grosjean. Bello, peccato perché addirittura terzo, prima c'era Gutierrez che però è stato superato da Hamilton. Oh, però se Grosjean dovesse arrivare a secondo, sarebbe una bella cosa, soprattutto dal punto di vista della classifica per me. Oh via, si è vinto, Ale. Grosjean fronte è sempre secondo. Buono, io sono contento perché ho vinto, però voglio sapere anche come va a finire la gara per quanto riguarda le posizioni, quelle dietro di me. Vediamo un po'. Vedo i nostri piloti uscire ora. È stata una prova incredibile. E Ma ora la sono regola sulla ce l'ha piazza. Alonso fatta, sul Grosjean, podio. arriva Ultimo in secondo. classifica. Magico Ha avuto un Grosjean. vantaggio Ora è decisivo partito sul piloto sedicesimo. della prova di Boh, oggi. Gutierrez, Miglior piloto del quinto. giorno. Hülkenberg, Rosberg, Il miglior Massa, ciclista, Raikkonen, senza buono. dubbio, Romain Grosjean. Buono, Diciamo Raikkonen che che la prende prova solamente più 2 punti ci impegnativa. fa veramente Vedremo comodo. Così come come si configura il Hamilton campionato che ne prende costruttori. Ma 15, Mercedes ecco. passa in testa alla Ale, classifica. quindi ora Sono siamo arrivati ora primi prendendo a la Haas. Il 22 team americano punti ottiene un piazzamento dalla migliore in seconda che è classifica. Siamo Hamilton, arrivati al 35 termine da del primo weekend. Raikkonen, L'appuntamento è il 41 prossimo sabato da prossimo Vettel, venerdì. buono 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 così, sì. Vittoria sul rivale, Ale. Eccoci qui, allora sto guardando un po' che sviluppo. Allora, di per sé se non sbaglio mancano 5 Gran Premi. Sì, o 5 o 6, ma mi pare più 5. Secondo me, meglio modificare qualcosa in quello dopo, magari qualcosa di più potente, cioè una fra questi tre. La meglio sarebbe chiaramente il peso telaio, però anche la riportanza, la potenza del motore non sarebbe male. Secondo me non è il caso di consumare punti risorse adesso, ecco. Secondo me è il caso di farlo tutto nel prossimo weekend. Via, e andiamoci. E poi, vabbè, chiaramente arriviamo alle conclusioni. Eccoci qua, prossimo Gran Premio, sarà quello di Suzuka in Giappone. E niente. Arriviamo alle conclusioni. Allora, un resoconto generale, diciamo che, tralasciando l'ultima gara, quella a Kuala Lumpur in Malesia, la quale abbiamo vinto, ed è giusto che comunque ci hanno dato 25 punti, è giusto che momentaneamente siamo primi. Per quanto riguarda la gara di Singapore, va detto che ci si è avuto un culo per davvero, perché Raikkonen, che fino a quel momento era uno che se la scozzava con me ed Hamilton, dato che per ora siamo noi due quelli che lottano principalmente per il mondiale, insomma, Raikkonen è andato fuori dalla gara e Hamilton, che è stato primo per tutto il tempo, poi alla fine è arrivato secondo, se non sbaglio, perché prima c'è arrivato Vettel, credo grazie soprattutto alla safety car. Quindi diciamo che tutto sommato è stato un video buono e di questa, diciamo, bontà, incredibilmente c'è anche parecchio pigiato il discorso fortuna per noi chiaramente, e quindi bene così. Adesso, come ho detto, se non sbaglio mancano 5 gare. Cerchiamo di tenere la testa della classifica sino all'ultimo, e cerchiamo poi di far bene subito il prossimo Gran Premio, di partire bene, ecco. Quindi, detto questo, non mi resta che arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, detto questo, niente, e ora vado come sempre già alla sessione di qualifiche e poi ci rivediamo al prossimo video barra episodio. Vi saluto, ciao!